Togli la geolocalizzazione. E la Madonna. No, trovo proprio che si vedeva tutta la via, va bene lo stesso. La vedi? Io qua vedo. C'è il Peppe fuori? No. Stealth. Fica qua. A ridare le chiavi del parcheggio. Un secco, Allora vai appena indietro. Beh, magari non ti riconoscono, o di lato. Vai tutto avanti o vai appena indietro. Di lato non è che non ti riconoscono, potremmo essere chiunque. Cioè non è che sei l'unica golf che c'è. No, a parte che fuori non c'è nessuno. E la Madonna! Figa se viene atterrato sotto. Fiat, ho fatto la giocata suprema. Spiega, li hai beccati? Erano dentro e stavamo parlando con Ivo. Quindi sono rimasto, ho detto, magari sono rimasto, sono entrato, ho detto, vai sti cazzi. E noi andiamo a vedere l'alba, ho detto, sono fuori, inculano. Quindi sono rimasto un po' lì. Fermi tutti, ma chi è Ivo? Ivo è un ragazzo dell'hotel che faceva il turno notturno. Sì. Con cui abbiamo chiacchierato e alla fine è venuta fuori questa pazzia. Un po' per il traffico, una scusa e quell'altra. Ci ha coperti per la fuga. Hai detto andiamo a vedere l'alba e loro sono andati in casa. No, ho detto sono appena tornato, dove sei stato? Andato a fare un giro, no? E poi Ivo, vabbè. Gli ho dato la chiave a Ivo, totalmente antisgamo. Mi ha detto di darti questo, poi ho detto gli altri, dato che erano fuori, sono già tanti approfittato. Hanno provato a fare benzina così non devo fare domani. Poi sono uscito con tutta tranquillità. E tu dove vai? Vado a p***a per scherzare, no? No, scherzavo, vado a fare un giro per farti in camera. Figa, come sono uscito? Fai i primi tipo tre passi per uscire dall'angolo. Poi a randa. Addio. Figa, appena imboccata l'imboccata. Allora, non ce la facevi parlare. Grosse, grasse, risate, anche quest'anno. Esatto. Sì. Appena imboccata lì, allora, a fanculo, non ce la faccio. Stai giocando? Sì. Ivo numero uno. Ivo number one. Ivo, sei il nostro numero uno. Ivo, ti manderemo il link di sto video. Bene. Ivo, sarai per sempre nel nostro cuore. Esatto. L'autostrada esatto. Imboccata, ecco, sì. Ah, meglio tardi che mai. Sapevo. Via. Abbiamo appena fregato tutti gli altri, siamo alla seconda parte del vlog e abbiamo appena imboccato l'autostrada. Figa, pausa in autogrill dopo la fuga. Mamma mia. Una sdigna. Una sdigna. Tra l'altro in macchina, cioè, noi avevamo appena fatto serata con Gabri Ponte, quindi potete immaginare, facendo praticamente nottata, facevamo a cambio dormire praticamente e c'eravamo, e c'era il mistico in mezzo, che forse è quello che ha dormito di più, e noi due ai lati, che dormiva uno, si svegliava quell'altro, infatti ci ha raccontato Thomas che ogni volta uno si svegliava e rideva di quello là, e poi viceversa, infatti abbiamo le foto di uno e dell'altro, ma mai di tutte e due insieme praticamente, a dormire, e farei un applauso a Thomas per essere riuscito a guidare tutto il tempo nel frattempo, perché io ero troppo stanco per riuscirci. Quindi spam di applausi, mi raccomando. Lo zombie. Che cosa è successo? Ve lo spiega lui. Volevamo fare la mattata. Prendi, io Thomas tireva il sasso del mistico. Siamo partiti, abbiamo fatto sulle valigie mentre gli altri dormivano e siamo arrivati adesso e loro devono ancora partire. Non lo sanno. Vieni fuori che adesso li videochiamiamo. Vai, adesso siamo praticamente tutto a casa tua. Il nostro amore. Io non so se è tutto. Ci spero. Mandi, figa, che botta che c'hai. No, ti volevo chiedere, voi fra quanto partite? Così per curiosità. Come può? Prima delle 10 sicuramente. Prima delle 10 sicura. No, ti posso chiedere una cosa. Chiedi a tipo, non so, sì, Thomas che c'ha la macchina, a che ora partita. Che magari lui lo sa. Vabbè, sì, quello sì, però sono le 7:30. Va bene, cioè prova ad andare a chiedere a qualcuno, cioè se non è stato fratello, prova a chiedere. Ancora un attimo, scusa.
me lo passo sporco, cioè, anche se avrà una bozza della Madonna, fammelo vedere un secondo. Mamma mia, oh, se siete dei tossici. Oh, stai un attimo in chiamata. E figa! Dove? Buonanotte. Vabbè, che minchioni. Buon viaggio. Buon Pepi. Che sono andata a un buono. Ciao ragazzi. Lui ha reso tutto adesso. Bene ragazzi, comunque godetevi il tempo in macchina e ciao, buona dormita. Ciao. Ma ancora del parcheggio? Sì. Dove l'hai lasciato? A Ivo. Ah, boh, posso. Perché dove mi ritami 20 euro della caparra, sai, posso. Ah, ok, va bene. Beh, prendili te. Sì, per forza. Soprattutto perché sono i 20 euro che ti devo dare io per il trasporto. Ah, boh, va bene, ok. Ma a che ora ci siamo partiti? Alle 5. Ah, hai presente quanto abbiamo detto che stavamo facendo le valigie? Ah? Quando ti sei svegliato, stanotte ti sei svegliato te, non so se te lo ricordi. No, non me lo ricordo assolutamente. Ah, vabbè, ok, allora tutto a posto. Figa. Che randa di coglioni che siamo. Ma ci sono tutti. Ma e Pippi invece che non ha scritto niente? Lascialo lì, ti prego, lascialo lì. Ti prego, fallo. Torna a casa in treno. Stasera mi dovete l'anima, eh. Lascialo lì. Vieni a casa in treno. Ma vieni a casa in treno. Non ci stavamo pensando, eh. Ci siete dei pezzi di male. Niente, questo è quanto, siamo andati da questo nostro amico che non era venuto con noi per fare la gag in videochiamata con gli altri che erano ancora in hotel. E niente, spero il video vi sia piaciuto, buon Natale a tutti e ci rivediamo in un prossimo video. Questa volta direi che sono finiti ufficialmente i video del Marato 2023. Trovate comunque gli altri nella playlist dei vlog che trovate in descrizione o nelle schede in alto a destra. Dovrei averle già pinnate a inizio video.